Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video. Allora, come avete letto dal titolo, questo è un video sulla mia night routine. E la mia night routine io credo che parte proprio dal pomeriggio, quando vado a prendere Gabriele a scuola. Infatti sto andando a prendere Gabriele a scuola. Dopo lo porto un po' al parco. In genere, quando è una bella giornata, lo porto sempre. E quindi niente, continuate a guardare il video che vi porto con me nella mia routine serale. Gabri, ciao! Thank you.
Di solito per farsi asciugare i capelli, vi giuro, raga, che si fa venire le mosse, come si dice a Napoli. Veramente inizia a dimenarsi, urla. Invece questa volta, stranamente, è stato abbastanza tranquillo, anche se vedete la faccia che fa mentre io asciugo i capelli. Comunque è sofferente. Però ci vuole proprio comunque un bel bagnetto dopo il parco, perché a parte che lui si va buttando ovunque per terra e poi suda tantissimo, veramente tantissimo. Gabri, vuoi la pappa? Ed ora è il mio turno, vado a mettermi il pigiamino e poi cucino a Gabriele. Come avete visto, questo è diciamo l'omogenizzato che ho fatto prima in casa, a modo mio, e poi ci allungo solo un pochino d'acqua e ci vado ad aggiungere la pastina. L'ho fatto un pochino brodoso. Però comunque va bene. E qui ho preparato anche un'altra scodellina, diciamo, che mi serve, che praticamente vado a dargli domani, che già me lo ritrovo pronto, diciamo, per l'indomani. E niente, la pappa Gabriele, che poi questo monellino quando sta a scuola mangia da solo, ma a casa, diciamo, mi ho fatto prendere il vizio che comunque lo do a mangiare io, vabbè, anche perché non voglio che si sporchi tutto. E una volta che finisce lui la sua pappa, è giunta l'ora della nostra pappa, quindi ceniamo io e mio marito e vabbè, anche noi il pollo, e a me accompagnato da funghi e peperoni con pane di segale, mentre per mio marito ho preparato le melanzane a funghetto. Perché diciamo è l'unico contorno che a lui piace, uno dei pochi contorni. Comunque la scena era buonissima. Dopo la cena mi tocca fare i piatti. Mamma mia, non è proprio una scocciatura comunque fare la cucina dopo mangiato, la sera però. A pranzo mi viene spontaneo, mi viene naturale, mi piace anche. Mentre invece la sera non tanto, perché preferirei più rilassarmi e andarmi a mettere a letto. Però mi tocca. Praticamente vado a prepararmi i piattini che metto nello zainetto di Gabriele, li vado a mettere in una bustina di plastica e vado a riempire la sua bottiglina e come vedrete vado a mettere piuttosto che il tappo un pochino di carta argentata, perché a scuola praticamente li buttano i tappetti, perché comunque dicono che sono pericolosi per i bambini, e io ci vado a mettere un po' di carta argentata perché comunque mi dà fastidio lasciare il tappetto così. Vado a mettere tutto nello zainetto. Vado a chiudere lo zainetto, così ho tutto pronto appunto per l'indomani. Infatti vado a prepararmi anche già i vestiti di Gabriele, una mutandina, la tuta, e così domani dobbiamo solo vestirci e lavarci il visino.
poi vado a struccarmi. Io mi va, vabbè, sono truccata pochissimo, quindi vado con l'acqua micellare per togliere il mascara e poi vado con il latte detergente su tutto il viso, che comunque, anche se non ho fatto la base, ci sono sempre le impurità, perché comunque lo smog, la polvere comunque sul viso si deposita qualunque cosa. Infatti comunque i dischetti sono sempre sporchi. Vado a lavarmi i denti e forse finalmente posso mettermi a letto. Ah no, dimenticavo. Devo fare prima il latte a Gabriele. Quindi preparo anche il latte a Gabriele, che lui la sera prende ancora la bottiglina. Il pediatra mi ha detto che fin quando lo vuole va bene così. Ed eccoci qui. Non ho mai una proposta così. Ha ragione Tsubasa, figurati se rischiano di svelare le proprie carte. Appunto, questo però dimostra che sono tutti motivati a Ma battere dove la sono, ragazza. Gabri? Non importa contro chi giocheremo, dobbiamo vincere, Allora concentriamoci andiamo a soltanto Ninna. su questo. Sì! Ma tu stai guardando i cartoni? Andiamo a Ninna. Raga, questa era la mia night routine. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi abbia tenuto compagnia come al solito. Vi mando un forte bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao da me, Gabri. Gabri saluta. Ciao, raga.